paradossalmente questo in realtà già lo aveva previsto Orwell in questa sua visione distopica del futuro, no? Legata a come sarebbe evoluta la condizione umana, egli aveva previsto che aumentando le informazioni sarebbe diminuita la capacità di comprendere, cioè quanto più informazioni si danno, tanto più è difficile orientarsi nelle informazioni, ed è esattamente quello che sta accadendo, e la cosa è drammatica per i nostri giovani, i quali si trovano da un lato bombardati da negatività per quanto riguarda la possibilità di uscire dalla crisi e di trovare lavoro, da invece un incalzare sempre maggiore dell'isolamento e della privatizzazione proprio dei bisogni interiori, per cui diventano tutti quanti acquistabili sul mercato, e l'assoluta impossibilità di avere delle notizie non ridondanti ma ordinate, selezionate, poche e utili per quanto riguarda l'organizzazione del proprio futuro. Per cui al di là di quale sarà il futuro della gestione del servizio dei centri dell'impiego, la città metropolitana ha questa esigenza, di avere un contatto diretto con i propri giovani, che poi sarà gestito da noi, sarà gestito da qualcun altro, devono essere informati su come organizzare il proprio progetto di vita senza andare indietro in chimere. Noi mettiamo oggi come città metropolitana a disposizione dei comuni e quindi degli uffici Informa Giovani, del forum dei giovani, degli uffici dei servizi sociali, la professionalità dei nostri centri per l'impiego, attraverso, che poi concorderemo con i singoli comuni, assistenza, collaborazione al personale che il comune stabilirà. In questo modo potremo ridurre la distanza che oggi i giovani hanno nei confronti dei centri provinciali dell'impiego, o perché il centro provinciale dell'impiego è distante da casa loro, o perché anche se il centro provinciale dell'impiego incide nella stessa città è difficile da raggiungere, o perché per un fatto proprio di simpatia familiare il giovane è più predisposto ad andare al comune, a rivolgersi all'amministratore di turno nel chiedere delle sollecitazioni riguardanti il lavoro. Se oggi il comune può fare questo, può dare anche attraverso gli sportelli di informazione, forum di giovani, un orientamento più preciso per quanto riguarda il campo del lavoro, abbiamo fatto, come dire, sicuramente un buon gioco per i cittadini, per i comuni e per la città metropolitana. Se teniamo conto della riunione di oggi, hanno partecipato circa una quarantina di comuni, quindi voglio dire, questo è un buon viatico sicuramente per incominciare questo discorso.